taglio del nastro sabato scorso per l'inaugurazione del nuovo Palatrave a Fano. Alla presenza del sindaco Seri e del presidente della società Virtus Volley Giacomo Iannelli, la nuova struttura è stata intitolata in ricordo dei dirigenti ed allenatori Paolo Cioccia, Bibo Giacomini e Maurizio Gramolini e infine alla giovane pallavolista Benedetta Vitali, scomparsa nella tragedia di Corinaldo. Era da tanti anni che non si inaugurava un nuovo impianto sportivo a Fano. Grazie al contributo di alcuni imprenditori, al contributo della Virtus che ha fatto i suoi bravi investimenti e al grande supporto dell'amministrazione guidata da Massimo Seri, siamo riusciti a realizzare questo che per noi è un sogno. Qui vengono a giocare bambini prevalentemente, vengono a fare attività sportiva la mattina alle scuole e quindi è un'occasione per tutti per poter godere di spazi più adeguati nel quale svolgere attività sportiva. Noi facciamo supporto al sociale con l'attività sportiva, crediamo in questa cosa qua, crediamo che avviare allo sport e mantenere nello sport i giovani sia una delle cose più importanti da fare, perché poi quando ci si appassiona allo sport praticato da giovani si continua anche da grandi. E abbiamo visto su di noi, che veniamo da questa esperienza, i vantaggi che ci sono e quanto si diventa per certi versi migliore. Il Palatrave, che sarà gestito dalla Virtus Volley Fano, è alto 10 metri con un ingombro totale di 28x30,5 ed è composto da 7 arcate portanti in legno lamellare bianco che sostengono una copertura in tessuto in doppia membrana di ultima generazione che consente l'isolamento termico e il passaggio della luce. Prossimo step, gli spogliatoi per i ragazzi e le ragazze. È un progetto, come dicevo, di città che dà risposte a tanti giovani, che coinvolge tante famiglie, ma soprattutto una struttura poi a disposizione della città. Questo modo di dialogare e di sentirsi un tutt'uno portano questi risultati. Quindi oggi è una bella giornata e una soddisfazione anche personale, perché personalmente, insieme all'assessore dello sport di allora, Caterina Del Bianco, ci avevamo creduto e abbiamo accompagnato questo progetto e oggi raccogliamo questo bel frutto.